Per le persone che hanno paura, i giorni angoscia, la notte tormento. I disperati bisogna essere ascoltati, almeno quelli, solo un vecchio amico, che posso dire loro che non c'è. Non c'è mai stato realmente sincero, forse per pochi anni, e non sono mai abbastanza. Forse per tanti secoli, ma vuol dire farsi fuori, per convenienza, per tempo perso. Perché quando si accorgerà che è già abbastanza tempo, una scusa, un motivo, una ragione per allontanarsi da chi vuole essere ascoltato, si trova sempre. Siamo bravi a reggere tra le disciplinate di convenienza. Siamo bravi a credere che non capita a noi, in fondo perché preoccuparci di città un po'. C'è egoismo nel mondo, forse il mondo stesso lo usa come cappotto e non ricordiamo mai, un po' più lungo di tanto secondo. Chi soffre, soffre veramente. Brucia nel proprio mare. Si vede fra quella vita di così, a volte di sofferenza è così incessantemente minato da falsi giudizi, da cattivi. Da uno shock come la vita costruita su falsi ideologie. Cosa vuol dire? Vuol dire molto vedere. Le persone che hanno paura, può riperdere l'ultimo autobus della felicità, non si accontenta di trovare soluzioni. Loro basta accarezzarmi la ascoltare il perché un egoismo subentra dentro di noi, un'idea, una convinzione, una stupida logica. Perché lo facciamo? Perché utilizziamo il nostro tempo qui ad ascoltare persone forse poco conosciute? Forse troppo conosciute? Forse mai conosciute? Perdere il nostro tempo, quando dovremo fare altro? Dovremo pensare a un peggiore, a come soddisfare le nostre bisogni. Pure, coerenti, sinceri, di gente che abbiamo in realtà. Che tristezza. Le persone che hanno paura, forse, non sono quelle che devono essere ascoltate. Ci vengono questa loro, e lo sanno benissimo. Le persone che temono la vita, che temono di perdere la propria identità, che troppo altruismo, hanno paura che un giorno, quella malattia, tanto contagiosa, possa diffondersi contro di loro. Lo sanno benissimo. E certe volte non si sente. Il tempo scorre in grado, noi siamo sempre più propensi ad ascoltare, quello che ci fa più piacere, ma delle volte non sapete.